prevede questo protocollo? Ma prevede, diciamo, un'intesa istituzionale tra provincia di Salerno, comune di Salerno e SCABEC, quindi sostanzialmente Regione Campania, per la modernizzazione e la valorizzazione della biblioteca provinciale. Quindi modernizzazione dei servizi soprattutto, digitalizzazione, ovviamente con il sostegno appunto della SCABEC, che è la società regionale per la valorizzazione dei beni culturali della Campania. Sarà possibile anche garantire l'apertura pomeridiana? Faremo anche questo, perché magari inseriremo orari lavorativi, metteremo altre persone. Questa è una cosa per la quale ringrazio ovviamente il Comune, la SCABEC, la Regione, il Governatore De Luca, ma in particolare per l'impegno la nostra consigliera delegata Pachi Memoli alla cultura e al Museo e Biblioteche, perché noi in provincia abbiamo voluto istituire una delega apposita, proprio perché la provincia è ricca di patrimonio culturale e architettonico, che va manutenuto, che va valorizzato, che va pubblicizzato. Siamo anche una provincia turistica dove tantissimi milioni di visitatori ogni anno passano in questi luoghi e li visitano, e quindi dobbiamo fare in modo da offrire servizi sempre più adeguati, efficienti e manutenere anche le strutture, il che non è una cosa semplice. Ecco Presidente, c'è un altro protocollo che in questi giorni è stato ufficializzato, proprio ieri è comparso sul sito del Comune di Salerno, riguardo i rifiuti. Il Comune di Salerno ha dato l'ok ad ospitare nel proprio impianto di compostaggio una parte di rifiuti provenienti dagli altri comuni. C'è comunque la cabina di regia della provincia, come si sta procedendo? Si può parlare di emergenza? Ma non credo, perché appunto stiamo evitando l'emergenza, la stiamo evitando anche questa volta con un grande lavoro di squadra tra Regione, Provincia, Comune di Salerno in particolare e Comuni della Provincia. Continue riunioni, continue programmazioni, e per questo appunto ringrazio il Comune di Salerno che ha dato la disponibilità, visto che c'è una capienza al Forsu, all'impianto di compostaggio di Salerno, di ospitare anche, come dire, rifiuti, perché lì parliamo dell'umido, provenienti da altri comuni, perché la società pubblica Gesco prende i rifiuti umidi di tanti comuni della provincia, circa 90, e dunque, poiché c'è una crisi generale che riguarda proprio l'Italia intera sugli impianti di umido, non tanto la Regione Campania e nemmeno la provincia di Salerno, potrebbe essere necessario andare a sversare all'impianto di compostaggio i rifiuti umidi delle società che in provincia di Salerno raccolgono l'umido per i comuni. Anche questa è una grande, voglio dire, collaborazione tra le istituzioni che governano questa provincia e questa regione, sempre per evitare disagi, problematiche ai cittadini, aumenti dei costi di smaltimento e quant'altro. Quindi davvero ringrazio anche il Comune, ovviamente il Sindaco, tutta l'amministrazione, il Governatore De Luca per aver dato questa disponibilità. La provincia farà delle ordinanze, stiamo già predisponendo delle ordinanze che consentiranno nel periodo di chiusura del termovalorizzatore, in questo periodo in cui tutti gli impianti dell'umido dell'Italia intera sono pieni e quindi vanno un po' in difficoltà, di evitare le problematiche che purtroppo si sono verificate negli anni passati. Stiamo facendo di tutto per evitare quella che tu dicevi potrebbe essere un'emergenza.